quando il dolore è tanto e la mente a un certo punto non trova più la via. Adesso capisco dove si trova il coraggio per fare una cosa del genere, che non è coraggio, è disperazione. Ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo video. Allora, questo non è un video molto semplice per me da realizzare e non so veramente come farvelo arrivare nel modo più umano possibile. Cos'è successo? In questi giorni, vabbè, lo saprete meglio di me, è girato su internet questo video che ha fatto assolutamente il giro del web. Io non sono Raul Bova, se io faccio un video, ma chi sono fila? Dove questo ragazzo, Chris, che oggi ho proprio incontrato, ha fatto delle dichiarazioni, delle affermazioni su un farmaco giapponese che a detta sua è la cura contro il virus. Lui ha fatto questo video, ha detto, almeno lui comunque sostiene nell'intervista che ha fatto con me, che comunque l'aveva fatto per pochi intimi, per i suoi amici, e non si aspettava di diventare virale. In 48 ore ho assunto la consapevolezza di essere passato da Ciao Pinco Pallino a improvvisamente uno che è stato guardato da milioni di persone. In quel video sono state fatte determinate dichiarazioni che io ho già analizzato in un altro video. Non mi sono espresso più che tanto sul farmaco perché non sono un medico, non sono laureato in farmacologia, non ne so nulla, quindi non sono nessuno per potervi dire se questo farmaco funziona o non funzioni. Sono stato neutrale nel mio altro video, lo sono tuttora. Sta di fatto che lo stanno testando in Italia, quindi forse qualcosa di positivo forse lo fa, non lo so. Se questo farmaco realmente portasse dei benefici, lo scopriremo presto. Lo stanno testando in questo momento in Italia e non c'è niente di male. Come stanno testando questo Avigan, ne stanno testando molti altri. Comunque il mondo in questo momento è in una fase veramente di buio, quindi veramente si affida a qualsiasi cosa, sta cercando qualsiasi modo per poter superare questo problema che questo virus sta portando. In ogni caso, siccome non voglio darvi notizie sbagliate, c'è questo canale YouTube che poi vi lascerò il link in descrizione, che si chiama Il Corpo Umano, che ha analizzato per bene la questione. Diciamo che questo ragazzo, creando questo video, ha veramente, cioè, molto probabilmente lui non si rendeva conto di che cosa questo video potrebbe portare. Ma i social media, ragazzi, hanno un peso. Voi, quello che voi dite online potrà essere usato da terzi, potrà essere comunque usato contro di voi e può veramente mettervi nei casini. Per la prima volta nella vita mia ho pensato al suicidio. L'altro giorno stavo davanti a vetro e ho fatto: ma guarda, ci sono i giapponesi, si ammazzano. Cioè, voi magari fate un video per pochi intimi, magari quei 1000-2000 fan che avete, e magari questo video finisce per fare milioni di visualizzazioni. Soprattutto, cioè, in un momento come questo, l'ho detto nel mio altro video, ma lo ripeto in questo: molte persone in questo momento stanno facendo domande se il governo italiano stia facendo la cosa giusta, se veramente dobbiamo stare in quarantena. Ci sono un sacco di persone che escono anche se non dovrebbero farlo. E anche nel mio piccolo paese, che siamo 1000 persone, ci sono persone che dovrebbero essere in quarantena, che invece escono a incontrarsi con amici. Ci sono magari mariti di mogli che il giorno in cui sono andate a vedere se avessero il coronavirus, pensate un po', sono andate a fare delle bracciolate con degli amici. Questo momento non è il momento per fare bracciolate, men che meno andare a fare la spesa se stanno facendo il tampone a tua moglie, perché se ce l'ha tua moglie, molto probabilmente ce l'avrai anche tu. Però la gente non sta capendo, quindi capite perché è davvero grave comunque mettere dei dubbi nella testa delle persone, perché ci sta a mettere in dubbio le istituzioni, ma non in un momento come questo, perché in un momento come questo, cioè, basta una persona che scelga di fare quel cavolo che vuole e passa il virus a tutti, capite? In una situazione come questa, in cui comunque in Italia stanno morendo ogni giorno centinaia e centinaia di persone, cioè anche oggi mi sembra che ne sono morte più di 700, sentire una voce come questa qua di Chris, che ti promette, sembra quasi Vanna Marchi, però la cura contro il virus, capite che un video del genere fa il giro d'Italia, cioè è normale, perché comunque la gente ha bisogno di avere una speranza. Tuttavia, se voi date delle speranze che però non corrispondono alla realtà in un momento del genere, queste false speranze è normale che scaturisce nelle persone una reazione di odio a dir poco, cioè fioccano gli insulti. Pure io, quando ho visto questo video, ho detto che quello che ha fatto è da idioti, perché comunque lui ha
ha dato delle informazioni non chiare, non precise e anche scorrette. Quindi anche se magari in tutto questo suo video che lui ha fornito c'erano anche delle cose probabilmente vere o comunque delle cose che dovrebbero essere, diciamo, testate e verificate e che magari potrebbero portare dei benefici, se voi me lo dite in un insieme di altre cose che invece non sono vere, il vostro video perde di veridicità. Io sono pienamente d'accordo che va criticato, sono il primo a dire che se una persona fa delle affermazioni sbagliate è giusto che vengano corrette. Tuttavia non bisogna andare ad attaccare la persona, perché comunque lui mi ha detto che sta ricevendo ogni ora delle minacce di morte. È veramente difficile fare questo video, so che è un po' scombinato, però guardatevi l'intervista e capirete. Io credo che dell'Avigan non si sa ancora molto e è giusto che venga testato insieme a tutti gli altri medicinali. Tuttavia quello che è stato sbagliato sono stati i termini e i modi in cui è stato comunque presentato questo Avigan in questo video che ha fatto il giro del web, perché comunque le parole hanno un peso e vanno usate le parole corrette, altrimenti veramente succede un polverone di questa portata. Tra l'altro, cioè, per dirne una delle reazioni che ha provocato comunque il suo video, questa me l'ha passata il mio amico giapponese a caso, un ristorante giapponese di Milano si è ritrovato con questa scritta. Dovete capire che comunque quando voi dite qualcosa o comunque lasciate un messaggio, anche scrivete un libro, per esempio questo ne parlava sia Kawabata Yasunari, ma in realtà era un insegnamento che gli aveva lasciato, diciamo, Matsuo Basho, che è questo poeta del periodo Edo. Lui diceva che comunque quando un poeta posa la sua penna, la sua opera prende una vita propria. Per esempio, tutti ricordano Kawabata per la sua opera Izu no Doriko, la danzatrice di Izu. Tuttavia lui non l'ha mai interpretata come una storia d'amore, però nella prefettura di Izu questa sua storia viene vista come una storia d'amore, anche se in realtà per Kawabata non lo è mai stata. Vengono i gadget dei personaggini, diciamo, innamorati, eccetera eccetera, quindi capite. E stessa cosa Basho quando scrive delle poesie, lui dice che magari lui l'ha scritta in un modo, però viene interpretata dal cuore delle persone in un altro. Io ho visto questo ragazzo comunque in difficoltà, che stava soffrendo, cioè lo vedevo dai suoi occhi, comunque erano rossi, cioè si vedeva che non dormiva da giorni, da, penso da quando è successo, comunque aveva ancora gli occhi rossi, ha detto che ha continuato a piangere da quando è successa questa cosa, che sono state tirate fuori in ballo informazioni personali. Lui ha detto che sono stati dei giornalisti che sono andati ad indagare su di lui, hanno scoperto queste informazioni e le hanno messe online. Ragazzi, non lo so, questo è quello che mi ha detto lui. In ogni caso, cioè, usare dei video vecchi suoi contro di lui, cercare in tutti i modi di umiliarlo, cioè bisogna fare una distinzione tra criticare per le cazzate che ha detto. Non sto parlando del farmaco in sé per sé, perché su quello non mi voglio pronunciare, magari tutto quello che ha detto è vero, non lo so. Io mi pronuncio solamente per quello che ha detto della reazione dei giapponesi, nell'altro video ne parlo, quello assolutamente è una cosa palesemente scorretta. Ci sta a criticare questo, quello che non sta bene però è criticare la persona. Lui non è un giornalista, lui non è un medico, lui non si è presentato né come giornalista né come medico, che io sappia, almeno da quell'unico video che ho visto. Poi non so altri video se magari si è presentato in altri modi. Comunque attaccare la persona, cioè io ho letto anche di amici che mi dicevano: certo che uno col tatuaggio così cambierai farmacia, ma questo qua è uno che vende magic o che fa il fumettista, che cazzo vuole parlare di queste cose? Cioè, scusate, esistono anche medici che leggono fumetti, io sono sicuro. Quindi a me sorprende come nel 2020 ci sono persone comunque acculturate che criticano personaggi del genere, che comunque hanno fatto cazzate, per carità, però sulla base di queste cose. Perché pure io sono stato più volte preso magari non seriamente per il mio aspetto, per i miei capelli, anche i miei video, anche se cerco di dire comunque le informazioni in modo corretto, spesso per magari anche il taglio di capelli, come mi presento, eccetera, viene usato come un motivo per non darmi fiducia. E questo è quello che volevo dirvi. Io quello che vi chiedo è: guardate questo video con un po' di umanità, cerchiamo di dimenticarci di questo ragazzo che ha detto che non gli interessa assolutamente diventare
virale o diventare famoso, quindi scordiamoci di questa persona, lasciamolo vivere nell'anonimato come lui ha chiesto e passiamo ad altro. Volevo farti un po' di domande, non tanto sul farmaco, perché non sono né un medico né un farmacista. Volevo chiederti più che altro sul video, che cosa è successo, perché l'hai fatto? Se io sto con te al bar, siamo amici e ci diamo delle informazioni, non stiamo attenti alla forma, sì, o all'essere fraintesi, perché tra amici ci conosciamo. Ovvio che se mi guardano milioni di persone che io non conosco, non sanno chi sono, non sanno da dove vengo, che vita ho fatto, come parlo, non lo interpretano. Quindi se avessi saputo, avrei epurato da tutto il mio discorso tutta la mia parte personale, che poi ha dato modo di cyberbullizzarmi, minacciarmi, augurarmi la morte a mia madre, a tutti i miei parenti, e minacciarmi qua sotto, ti vengo a cercare, farmi trovare poi da qualcuno qua sotto perché qualcuno è venuto. Lo rifaresti il video, tornando indietro? Diversamente. Allora, io non l'ho fatto da giornalista, e forse totalmente in maniera incosciente, tant'è che si è rivoltato tutto contro di me. Cioè, assolutamente, nella mia vita non c'è stato niente di positivo per questo video. Io sto vivendo un incubo, cyberbullismo, minacce, cioè, ma poi sono stato cyberbullizzato dal giornalista, quindi non è, sai, mi cyberbullizza un mio amico con una credibilità, questo... Ma perché comunque, cioè, avendo girato così tanto, le tue parole hanno un peso. C'è una saracinesca di un ristorante giapponese che oggi mi ha scritto sopra: giapponesi, cuore di pietra, dateci la cura, gli americani hanno fatto bene a buttare la bomba atomica. E vabbè, non credo l'abbia fatto un graffito sulla serranda per me. Secondo me sì. Adesso, cioè, prima o poi dovrà tornare in Italia. Come la vive sta cosa? Cosa bene? Non è, cioè, non c'ha magari paura che si trova qualcuno sotto casa, sai? Cioè, A me non fa tanto paura l'italiano che può venire fuori casa, magari mi tira una bottigliata o magari mi fa un applauso. A me fa molta paura il web, perché si è scatenato, già l'ho detto, una sorta di cyberbullismo che è andato oltre il cyberbullismo normale, perché è diventato un cyberbullismo giornalistico, un cyberbullismo di vita privata. E questa, ragazzi, è una cosa che io non auguro proprio a nessuno, perché a me ha disintegrato la vita privata. Io sono 2 giorni che sto nel letto e piango, depresso. Ho la tachicardia, non dormo, se dormo faccio incubi. Per la prima volta nella vita mia ho pensato al suicidio. L'altro giorno stavo davanti a vetro e ho fatto: ma guarda, guarda, ci sono i giapponesi, si ammazzano. Ma no. Addirittura. Sì, ragazzi, ma... ragazzi. Voi mica lo sapete quello che vuol dire una cosa del genere. In effetti non si può. Non si può. Quando il dolore è tanto. Quando il dolore è tanto. Quando il dolore è tanto. La mente a un certo punto non trova più la via, non trovando più la via d'uscita, l'unico pensiero che si ha all'inizio pensi di dormire tanto e non svegliarti, no? È un po' come il discorso della depressione. Poi, oltre quello, perché sai che c'hai delle responsabilità e quindi dovrai svegliarti tutti i giorni, inizi a pensare ai familiari e a tutto il resto. È il dolore che gli porta anche quello che stai vivendo. E allora, pensi, io inizi a capire che si butta sotto la metro. Io non l'avevo mai capito in vita mia, adesso per la prima volta. L'altro giorno stavo di fronte alla metro e ho detto: adesso capisco dove si trova il coraggio per fare una cosa del genere, che non è coraggio, è disperazione.